Ben trovati alla riunione di redazione, siamo alla vigilia di Milan-PSG, una partita fondamentale per i rossoneri dopo la sconfitta in campionato di sabato in casa contro l'Udinese. Parliamo di tutto questo, siamo a Dodo Longhi. Ciao Samuela, buon pomeriggio. Ciao, benvenuto. Claudio Garrioni. Ciao, ben ritrovati. Stefano Donati. Ciao a tutti. Davide De Cerame. Eccoci qua, ciao a tutti. E collegato da casa abbiamo il nostro Matteo Caronni, benvenuto Matteo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, ha parlato Pioli di questo pre-gara. Lo dico così, così perché è un momento delicato, proprio, se lo sì, dici così, effettivamente, insomma, potete immaginare qual è stata la prima domanda che gli è stata fatta, è: cosa manca al Milan? E lui ha risposto: abbiamo deluso tutti sabato, questo è abbastanza evidente. Dobbiamo fare il contrario e dobbiamo metterlo in campo. So di allenare una squadra responsabile, attenta e con la possibilità di giocare una grande partita. Questa è stata la prima domanda. Sì, no, io dico che al di là delle dichiarazioni, che poi puoi fare copia e incolla di tante dichiarazioni, non solo al Milan ma in tante squadre quando le cose non vanno bene, quindi bisogna fare il contrario, bisogna stare più attenti, bisogna, la verità è che il cambiamento in campo in queste settimane non l'abbiamo visto, anzi il Milan è sempre sembrato quasi più confuso al di là del primo tempo contro il Napoli e sinceramente si fa fatica a trovare un segnale per essere ottimisti, anche per la forza dell'avversario di domani, per la situazione nel girone di Champions, per delle certezze che sicuramente anche per Pioli sono venute meno. E quindi il Milan è in una situazione molto complicata, difficile, c'è la Champions, c'è la partita di campionato, poi c'è la sosta. La sosta, esatto. Secondo sì. me... Allora... In realtà il problema è che qui non c'è un qualcosa a cui aggrapparti, no? Cioè non trovi l'appiglio al momento da dire lui è quello che ci può sì, diciamo che per domani hai recuperato buio. Qualche giocatore rispetto esatto, alle questa è una buona notizia fondamentale quindi che poi Pulisic vediamo. Sarà in campo dal primo Loftus-Cheek anche Krunic il problema anche. È anche il rendimento di quelli che fino adesso hanno giocato e hanno un po' deluso, sono tanti problemi che dal mio punto di vista nascono sempre da una decisione sbagliata che è stata presa quest'estate, cioè quella di mandare via Maldini e non sostituirlo e di credere che la sua figura fosse un peso, invece abbiamo visto che era esattamente il contrario rispetto a quello che pensavano i dirigenti del Milan e quindi adesso francamente voi avete sentito Furlani parlare, adesso il Milan ha fatto un punto a Napoli, ha perso con la Juve, ha perso in Champions, ha perso con l'Udinese, non c'è stata una parola di un dirigente. E tra l'altro ieri non è andata, nessuno è andato in ritiro dei dirigenti sì. del Milan, che questo comunque è già oggi Moncada c'era, sì. ha parlato con ma secondo me obiettivamente non hanno lo spessore per farlo, con tutto il rispetto possibile nei loro confronti, cioè con Pioli se deve parlare di calcio può parlare con il suo staff, ma con il suo staff ha sempre ragione lui, nel senso che è il capo dello staff e alla fine anche se ti dicono qualcosa la ragione la porti sempre a casa e ti manca qualcuno di campo con cui parlare, avevi Maldini, avevi Massara, adesso non li hai più e obiettivamente Furlani non può fare questo ruolo anche se pensa di saperlo fare, Moncada anche lui ha sempre fatto altro e comunque se anche all'interno del gruppo non hanno molta credibilità Furlani e Moncada se devi parlare di calcio, cioè Giroud che è campione del mondo, se parla con Furlani cosa deve dire? Quindi manca un punto di riferimento a questo Milan rispetto all'anno sì, scorso. Sì, ma poi lo vedi quando le cose vanno male, cioè quando le cose vanno bene va tutto bene, no? Furlani va a battere sul vetro dei tifosi, grande Milan, così. Il problema sono quando i risultati non arrivano. Quando i risultati non arrivano è il dirigente, non l'abbiamo visto in queste due settimane. Però perché si è partiti dicendo questo Milan è un Milan più bello, un Milan che ha tante alternative in attacco, un Milan che può fare calcio divertente? C'erano vari punti domanda, no? All'inizio della stagione dove si diceva il Milan è cambiato tanto, si sta mettendo insieme un gruppo in una formazione rivoluzionata, no? Se non altro dalla metà campo in su e pronti via, le cose sembrano andare avere bene. Ma infatti
Io adesso aspetterei a parlare del mercato. Il bilancio sul mercato facciamolo a fine stagione, poi scopriremo se Rangers era davvero forte oppure è stata una mezza delusione, se Chukwueze, cioè sono tanti giocatori. Secondo me è presto adesso per affrontare questo discorso. Il mercato può essere anche stato fatto bene e nel percorso, dopo aver cambiato tanti giocatori, ci sta anche una fase di flessione dove incontri le difficoltà, però è nelle difficoltà che devi avere un dirigente o comunque una figura alla quale aggrapparti. Dicevo stamattina, scusa Stefano, che Pulisic, lui esce con la Juve al 40° dopo l'espulsione di Ciao e il Milan ha un'involuzione, perde in 10-11, esce a Napoli sul 2-0 e poi il Milan prende il 2-2, è assente con l'Udinese e il Milan però dai, perde col Napoli, è quindi, Napoli che inizia a giocare insomma, sì, però comunque Pulisic avevi un punto di riferimento in più magari. Beh, beh, sicuramente un giocatore comunque un giocatore quando è mancato alto. Anche il Milan non ha risposto presente, possiamo dire. Sì, 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 però secondo me se riduciamo le prestazioni negative del Milan solo all'assenza di Pulisic, facciamo no, nel calderone ci va sicuramente il rapporto squadra-allenatore, perché quello che abbiamo visto in questo periodo non è sicuramente la normalità. Anche le dichiarazioni post partita sono state da parte di Florenzi, ricordo l'altra di Calabria invece nella scorsa gara di Champions sono state... anche perché Pioli non è la prima volta che affronta un momento di difficoltà, no? Però è sempre riuscito bene o male a tenere il gruppo dalla sua parte, a reindirizzare le cose. E anche atleticamente si dice, no? Squadra sempre carica, sempre tirata, ma no. Sabato tu vedi Atalanta-Inter e poi Milan Udinese sembra la versione slow motion della gara vista prima. Anche cioè, a livello fisico sta facendo il ritmo fatica, era nettamente inferiore al di là dei tanti infortuni. Cioè infortuni, sì, la appunto. Condizione fisica, cioè sono tanti problemi obiettivamente. Io non so se l'esonero di Pioli, perché poi di questo che parliamo, o il commissariamento essere... di Ibra, perché poi di quello si parla, perché sì, quando sì, c'è un momento di crisi può essere arriva una sempre soluzione. Questa oggi Maignan su quel tema non mi è sembrato così entusiasta, no, di vedere Ibra a Milanello, ecco. Poi sono tanti rapporti che vanno anche capiti. Secondo me resta l'errore iniziale di aver sottovalutato la presenza di un io non dico, per me doveva restare Maldini, però se perché non ti sta simpatico lo vuoi cambiare, però devi sostituirlo con un dirigente di campo. Non so, vuoi prendere Sartori, faccio un nome così, perché ritieni che... Però ci deve essere. Il Milan non ce l'ha, non c'è nessuno. C'è Pioli, che addirittura è stato promosso. Maldini abbiamo scoperto che voleva cambiarlo. Probabilmente aveva ragione, visti i rapporti con i giocatori. Lui invece è stato promosso e non c'è nessuno sopra di lui. Perché lui di calcio non può parlare con Furlani e Moncala. Ma gli stessi giocatori, se vogliono avere un confronto, ve l'ho detto prima, Giroud, che è campione del mondo e ha 37 anni, secondo voi va a parlare con Furlani? Ti di dici va da Maldini, vabbè, Maldini, va da Maldini storia, parla con Maldini, dai, obiettivamente, cosa. Cioè ci sono tante dinamiche. Poi se riduciamo come hanno fatto loro e i tanti a cui non stava simpatico il ruolo di Maldini al mercato che ha sbagliato l'anno scorso, il dirigente non è solo il mercato è una parte probabilmente importante, poi c'è tutto il resto. E dico, vediamo a fine stagione com'è stato il mercato di quest'estate. Perché poi il difensore manca, adesso a gennaio devi correre a prendere un difensore. Hai preso Pellegrino, non è all'altezza, il sostituto di Teo Hernandez non l'hai preso. L'attaccante Milan-Udinese, l'attaccante manca. Milan-Udinese però, al di là del fatto che tu non hai Pulisic e Loftus-Cheek... No, ma io non sto dicendo che è colpa delle assenze, anzi. No, no, però dico, dovresti teoricamente certo, portarla a casa. Una squadra comunque. Che sta appena e bene. Silvestre è vero che ha fatto delle parate, però non è che è stata una gara dove il Milan ha rullato l'Udinese e alla fine dici è stata una coincidenza sfortunata uscire 1-0. È stata una gara dove non c'è stato molto... Il problema è che con l'Udinese è sembrata essere una squadra proprio in confusione, cioè hai cambiato modulo, hai messo le due punte, insomma si è capito poco. Ma sembravano anche poco convinti i giocatori in campo del modulo nuovo che aveva assegnato l'allenatore. Cioè non ho visto una squadra sul pezzo, cioè che seguisse pedissequamente quello che diceva l'allenatore. È in difficoltà, ma l'hai visto anche nel... Tu hai fatto prima riferimento alle parole di Calabria, che non è tanto quando dice chi non ci crede stia a casa, quello adesso classiche frasi certo.
che ogni tanto dicono i capitani. Ma quando dice non possiamo giocare uno contro uno, esatto, non possiamo essere così sbilanciati. Perché la critica è stata proprio sul modulo, certo, sul modo di giocare. La critica quella è dell'allenatore. Cosa... Poi a Pioli gliel'hanno girata sul discorso, poi quando ha risposto, secondo me gli è stata riportata male, perché ha detto ha sbagliato, tutti ci credono. Va bene, tutti ci credono, ma ti stanno contestando l'uno contro uno, l'atteggiamento tattico. E se tu hai perso un po' la squadra, adesso a parte tutto, quante volte diciamo l'allenatore non lo cambi finché il gruppo lo segue. Cioè una società cambia allenatore quando si accorge, infatti, che il gruppo non segue, cioè, qui sembra questo penso il caso, che, sai, sembra che, essere il caso. Per me Pioli è un bravo allenatore, io non lo cambierei mai, nel senso che non, anche viste le possibili alternative, no? In corso, però tra effettivamente l'altro, se a un certo punto la squadra lo rigetta, e quello è il motivo forse che giustifica un eventuale cambio in corsa. Poi, come dicevo prima, mi sembra che questo allenatore abbia saputo negli anni, anche nei momenti di difficoltà, riportare la squadra sul sì, pezzo. Sì. Se però diventa... Lui? Dimmi, Matteo. No, c'è stato lui a riportare la squadra negli anni, nei momenti di difficoltà, sul pezzo? Perché Ibra, a me è sempre da pensare... Ma Ibra Maldini, mettiamola così, dai, mettiamo la coppia di leader nei punti diversi, diciamo, del Milan, però non so, cioè, prima di Ibra Pioli andava male anche a Milan, onestamente, e poi arriva Ibra e Milan comincia ad andare bene, Ibra va via e Milan comincia ad andare male, e comincia a, come dire, comincia a essere un po' tante le coincidenze. Però non è questione di andare, cioè di essere bravo o non bravo. Pioli, insomma, è un buon allenatore, però non è un leader, o non viene riconosciuto come tale, che non è una colpa, è così e basta. Cioè, non tutti lo sono e lo siamo. Quindi manca, secondo me, proprio chi indica la via. E se non lo fa l'allenatore, almeno lo deve fare un dirigente. E sono d'accordo con Stefano, non c'è neanche quella figura lì. E se non lo fa l'allenatore, non lo fa il dirigente, non lo può fare un giocatore, perché non vedo all'interno dello spogliatoio del Milan. Vabbè, i francesi in teoria dovrebbero essere... E c'è l'anarchia. No. E c'è l'anarchia. Teo, i francesi del gruppo, però, cioè, è gente che dovrebbe guidare il gruppo dal punto di vista, però, di carisma. Cioè, Giroud è stato un grande campione, ma non è mai stato il leader di una sua squadra. Cioè, non è essere bravi è una cosa, essere leader è un'altra. Cioè, Gattuso nel Milan che vince non era nei primi cinque per bravura, no? Però era chiaramente un leader. Quindi non c'entra, secondo me, la carriera che hai e quanto sei bravo. È una questione umana, caratteriale. E o ce l'hai o non ce l'hai. È finita. Quindi manca un leader. Ma Matteo, volevo stare un attimino su altre parole. Volevo venire da te. Oggi a Pioli è stato chiesto una domanda sul, ovviamente, il periodo negativo. Lui ha scritto, cioè ha detto: abbiamo pagato troppo alcuni risultati, dove meritavamo di più, come con Juventus e Napoli. Abbiamo pagato perché nell'ultima partita invece abbiamo messo una prestazione insufficiente rispetto a quanto potevamo e volevamo. Sono frasi, cioè, su Juventus e Napoli, insomma, soprattutto con Napoli, insomma, Milan ha perso i tre punti, no? È stato un pareggio che sa più di sconfitta che altro. Volevo sentire se effettivamente tu hai visto quello che ha visto Pioli, cioè meritavano comunque di più? Ma sai, il fatto che il merito nel calcio è bello per prestare da bocca, però non si vince i punti come te lo dice boxe. Uno che ha sofferto 89 minuti ieri per bocca certo, del suo certo, però l'ha portata a casa, certo, l'ha infatti però alla fine sono tre punti, cioè certo. È così, che poi anche lì poi parliamo della Juventus di ieri, però detto questo il problema, allora io capisco che più in conferenza debba dire quelle cose, sia che le ritenga vere o meno. Se le ritiene vere davvero, allora c'è un altro problema, perché insomma, soprattutto con la Juve, se lui non capisce che anche per i primi 40 minuti giocavamo 11 contro 11, stavamo giocando la gara di Allegri e non la sua, e allora c'è un problema. E il fatto che non lo dico io, ma te lo dicono i suoi giocatori,
perché sono i suoi giocatori a lamentarsi dell'impostazione tattica che ha questa squadra. Quindi non è una questione di merito, non è che se fai più tiri dell'avversario allora sei sfortunato perché non vinci, no, anche perché la sfortuna va bene una volta, però il Milan è un mese che fa veramente fatica, e quindi se lo dice perché lo deve dire, va bene. Beh, credo che lui intenda dire per le gare che abbiamo giocato con Napoli e Juventus, uscire con un punto è poco, perché non c'è stato un divario così tale per dire. Ma soprattutto nei due primi tempi, sia con la Juve che con Napoli, c'è stato il Milan, beh, con Napoli ancora di più, ma è stato un buon Milan nei primi tempi. Però la poi partita dopo... dura 90 minuti. Esatto. Appunto, sì. Si bisogna soffrire 90 minuti, una squadra forte deve anche ovviamente gestire anche le forze. No, sicuramente. Allora io ti dico, con il Verona meritava di vincere il Milan? No, però l'hai vinta e va bene così. Cioè, se la dividiamo a pezzettini ogni gara, sai, vale tutto, no? Certo. E quindi è un discorso che, ripeto, se fai perché in conferenza qualcosa devi pur dire, va bene, se lo pensi, no. Allora andrei in pubblicità, poi ovviamente ancora sulla vigilia di Milan PSG. Rieccoci sempre con la riunione di redazione. Partiamo dalla situazione, no? Andiamo a fare vedere una bella fotografia di quello che è il girone, il gruppo F del Milan in Champions. Il PSG è primo con 6 punti, il Borussia Dortmund è 4, il Newcastle con 4 punti e il Milan ultimo per ora con 2 punti. È un girone in cui ce la si può comunque giocare, però ma il allora Milan rimane appeso, esatto, ai risultati delle altre. Facciamo il caso peggiore: se tu perdi, resti a 2, poi hai il Paris Saint-Germain che vabbè ormai è andato, devi vincere le altre 2 e il Paris Saint-Germain battere le altre 2, allora il Milan passa. Devono esserci questi 4 risultati. Andiamo a vedere le prossime partite, perché poi il Milan dopo la pausa ritroverà la Fiorentina, poi ancora il Borussia Dortmund in casa, poi vabbè Frosinone, l'Atalanta e poi il Newcastle che è l'ultima, insomma quella decisiva, però in casa dei Magpies, che non è facile. Magpies. Cioè questa è una partita, ho detto. Magpies. No, bello, bello, c'era Dodo che puntualizzava. Sì, perché lui è quello dei charades. Inglesismi. Magpies. Comunque, queste sono le prossime partite del Milan con incroci tra campionato. Il problema non è il calendario. Ci abbiamo visto, no? Adesso avevi Milan-Udinese e una settimana intera per prepararlo, hai perso in casa. Quindi dai, lasciamo stare il discorso del calendario. Stavo riflettendo il discorso per due mesi, no, Frank Ordine ci ha sempre detto perché il calendario. Sì, 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 però. No, perché il discorso che fa Pioli, no? Stavo pensando, tu lo puoi volendo estendere anche alle due gare di Champions che hai pareggiato, no? Certo. Con un po' abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo, no? Quello che Caronni su questo. Si diverte. No, però scusa, col Newcastle adesso chiaro che il Milan è in un momento di difficoltà. Non è che ha fatto tutta la stagione male, è ultimo in classifica. Obiettivamente col Newcastle poteva. E forse anche col Borussia. Ma quindi potevi il consiglio vincere, cos'è? Cioè, domani. Mentre secondo me invece col Napoli hai giocato un tempo tu, un tempo loro, ci sta il pareggio. Con la Juve è andata come è andata, hai poco da recriminare, nel senso che l'espulsione ha condizionato comunque la partita e è andata così, e con l'Udinese hai perso. Ecco, però nel domani due di Champions, che cosa volete che faccia questa squadra? Cioè il bunker? Perché dopo si dice ma Pioli ha giocato con 2 punti, non andava bene, deve giocare gioca da contro squadra. I difensori non va bene, cosa deve fare? Deve giocare domani da squadra, Claudio, deve difendere quando c'è da soffrire, sì, da difendere, ma... e attaccare quando si può attaccare, non deve andare a offrire al Paris Saint-Germain come ha fatto in certi casi all'andata, è l'uno contro uno con dei giocatori che sono dei fenomeni, questo non lo devi fare. Lui, no, poi l'allenatore è lui, cioè, c'è certo un fenomeno che certo che contro anche le migliori difese del mondo, certo, fa gol. Cioè, quindi io capisco poi che sia colpa dell'allenatore, no, se non perde. Certo che Mbappé fa gol. Se gli lasci l'uno contro uno
solo con un difensore fa più, la gabbia, fa più facile. Famosa gabbia degli anni 90, no? Quando giocavi contro anni 90, no, quando giocavi contro Ronaldo, contro Shevchenko, si diceva fai la gabbia, cioè 3-4 che vanno. Vabbè, qualcosa devi fare, perché se perdi 3-0 non si dice più perso 3-0 perché cambia di calcio, cos'è la gabbia. E allora però non chiediamo di fare le barricate, non chiediamo di, infatti, perché non... dopo si dice sempre ma ha giocato troppo sbilanciato. Allora, diciamolo prima, vogliamo le barricate? Ma... sì o no? Però no. La banalizzi un po', Claudio, mi dispiace dovertelo dire. Non è questione di barricate. Pioli non la questione... banalizza, sai perché cosa risponde Stefano? Cosa? Se si gioca come primo tempo di Napoli si può battere il PSG, lui dice, ma giocando per 90 minuti, che fa quella linea difensiva lì, ma lì non ha fatto così, così ci sono buone possibilità. Lui ha risposto così. Posso dire una cosa, Davide, giusto per far capire? Il Milan fa quel primo tempo che fa 4 occasioni, 2 allo scadere, ma quei 2 gol io me ne sono andato a riguardare bene, è il Napoli che sbaglia fuori gioco, stop, Giroud è davanti al portiere. Quelle occasioni lì non ti capitano col Paris Saint Germain, ti capitano una squadra allenata da un allenatore che non può più fare l'allenatore, o meglio è rimasto 10 anni fa, e quindi sbaglia a fare fuori gioco, tutto lì, ma non ti può mai ricapitare un'occasione da gol di quel tipo là. Ecco, insomma, questa è la tua no, vabbè, ma è oggettivo, c'è Giroud davanti al portiere. Beh, però il Milan ha fatto un buon primo tempo anche a prescindere a Napoli, anche come intensità, come pressing. Però non è sembrato Napoli preso a pallate, questo volevo dire. Considerando che comunque anche il Napoli in quel periodo aveva ancora... Politano a porta vuota... Sì, ha sbagliato l'1-1, insomma, le occasioni le aveva avute. Poi ovviamente c'è un'altra questione da trattare, perché è quella degli infortuni del Milan, perché nei pre-gara... la stessa storia, 5 anni ragazzi, infortuni del Milan. E questo è vero, una costante, cioè il Milan sempre in questi problemi, periodi ci sono dei problemi a livello di preparazione fisica, però per domani rientrano Pulisic, Loftus-Cheek, Theo e Chukwueze, quindi stanno bene e quindi da domani... Sì, sì, adesso l'emergenza è in difesa, nel senso che hai due difensori, se si fanno male, obiettivamente non ne hai più. C'è Pellegrino come alternativa. No, è rotto. Si è fatto male a Napoli, vero? Quindi lì c'è un'emergenza, può essere sfortuna nel senso del reparto, però in generale purtroppo per il Milan non si può parlare di infortunio. Qua se hai due difensori centrali non è che ne tieni uno in panchina, perché sennò non hai la riserva, no? No, il discorso che tanti dicono, non gioco con due punte, perché se uno si fa male, se ne ho solo due, non... Qua siamo d'accordo, forza, che... bisogna difendere con almeno due centrali. No, perché è un discorso che a volte, secondo me, l'idea che se non ho la riserva ne tolgo uno dal campo. Però in altri ruoli. Ok. È chiaro che se non hai la riserva del portiere, gioco lo stesso il portiere. Perfetto. Beh, diciamo, no, però gli infortuni, adesso, gli infortuni perché abbiamo avuto anche problemi con i portieri, col Milan. Certo, gli infortuni sono un problema. Ma anche a livello comunicativo, perché il fatto, per esempio, sabato ci si interrogava sulla condizione di Theo, no, ma sull'idea del scoprirlo il giorno della partita. Qualcuno dice anche verso i tifosi non è proprio il massimo, perché è giusto comunicare, presentare la partita dicendo non c'è Theo Hernandez, uno magari va il giorno della partita per vedere certi giocatori e poi no sono d'accordo, ma lì dal punto di vista della comunicazione sinceramente bisognerebbe fare una riunione su Teams per capire dove si vuole andare. L'ha proprio toccata pianissimo. nel senso che non, cioè adesso che sabato sono d'accordo con Claudio, in cui tante notizie sono uscite anche non in maniera ufficiale ma ufficiosa, vuoi dire. No, dico, sono d'accordo con Claudio, ma quello secondo me è stato fatto... voglio essere anche un po' più chiaro, nel senso che a volte poi quando c'è il giocatore che dice ma no, non me la sento, a proposito di relazioni, gruppo, allenatore... Io credo che Theo Hernandez infatti sia uno di quei giocatori che più ha sofferto, poi potete dire sbaglia lui... Comunque è irriconoscibile rispetto alla scorsa stagione. Che Theo sia un figlio di Maldini, nel senso che... No, ma secondo me in tanti giocatori... L'abbiamo visto già dai post estivi. Sì, anche come ruolo, poi vai in campo, sì, poi vai in campo, è chiaro che vai per giocare bene, per vincere, per carità. Però secondo me rientra tutto e Theo Hernandez è uno di quei giocatori che più ha deluso. Quindi se tu dici magari...
ha tirato indietro la gamba e dice all'ultimo non me la sento di giocare, non lo so, sicuramente non sarebbe un merito. Beh, molte critiche a lui, molte critiche anche a Leao ancora in questo periodo, che secondo me anche è un po' giustificate quando... perché sì, comunque però è l'unico che ha tentato. Se tu guardi, vedi, riguardi la partita con l'Udinese, però ti accorgi che cioè l'unico che esatto, in qualche che modo in qualche fa, modo fa succedere qualcosa. Qualcosa o ti fa pensare che possa succedere qualcosa in quella partita lì è Leao. È lui, è Leao. Poi capisco che gli si chieda di più, giustamente, se lo status del giocatore è quello di aspirante anche. Top player. Sì, 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 però per me Leao non può essere il problema del Milan. Cioè adesso se Leao è il problema del Milan, secondo me non no, però non è niente. Sufficiente questo Leao per sì, poter avere un però Milan. Se Leao quando le cose non vanno bene, qualche punto in più lo facevi nelle esatto. ultime partite. È un po' quindi, tutto, insomma, secondo me è il gioco dei vasi comunicanti. Cioè, le critiche se Leao... sono eccessive, ma lui non ha, secondo lui... me, rispettato le aspettative che si erano fatti i tifosi, lui gli addetti. Deve sicuramente migliorare rispetto alle sue possibilità, non è il miglior Leao. Detto questo, in un Milan che fa fatica, come diceva Claudio, si prova sempre ad andare da lui e prova sempre a inventare qualcosa. Poi certamente può fare di più. Però secondo me non può essere lui il problema. Cioè io non partirei da non far giocare Leao, ecco. Lo farei giocare insieme agli altri. Cioè, a netto di tutto questo, quindi il problema è avere un punto di riferimento in questo momento così difficile per la squadra. È questo, avere un... Quello poi... Chi tiene... Si continua a parlare di Ibra, no? Dopo la sconfitta, dopo il pareggio con il Napoli, la sconfitta con il Paris Saint-Germain, sembrava ma domani... Addirittura abbiamo visto Milanello beh, dopo la derby, sconfitta dopo del il derby, esatto, sì, quindi... quello ha scelto lui di andare a Milanello e va bene. Però dico, tu sembrava imminente l'arrivo di Ibra. Oggi Maignan dice Ibra è il passato, guardiamo avanti. Lui secondo me non ha tutta questa voglia di venire per quello che gli hanno proposto. Però io non capisco una cosa, forse. In questo, torno ancora su questo argomento perché io in questa narrazione c'è qualcosa che non mi torna. Se tutti sono contenti di avere Ibrahimovic, se Ibrahimovic è determinante per i risultati del Milan, perché Ibra non è rimasto? Ma è rimasto come giocatore? O come... Se era così ma fondamentale, perché... se ma tutti Claudio... lo amano, se tutti lo vogliono, se tutti... Ti rispondo. È nei boschi della ti sua rispondo. Villa in montagna. Ma magari cioè, non l'avevo visto lui, non se l'è sentita venire. Subito. Due no. motivi, esatto. Secondo me. Per me per due motivi. Il primo può essere anche personale, smetto di giocare, non mi hanno fatto nessuna proposta, non è che mi offro io, penso io di restare per fare il dirigente. Ma scusami, tutto e il tempo, anche quando era ancora al Milan, i dirigenti, Pioli, dicevano Ibra per noi la porta aperta, decide lui sì, cosa la porta fare. Aperta, se ti fanno fare un ruolo di facciata, come quello che ha sempre rifiutato Maldini in passato, Ibra non lo fa. E nella nuova ma non credo visione che gli di stare in uno stanzino te? In sede, cioè se Ibra deve essere quello che sta sul campo, che fa la relazione, che guida la squadra, che sì. fa il leader, non starà in uno stanzino. Certo, però è parte. Anche quello che per esempio in queste due settimane di vuoto a livello di dirigenti nelle dichiarazioni è anche uno che se ha la responsabilità va a parlare dopo la partita. Secondo me se Ibra ma va a parlare dopo... Cioè tu puoi dire a Ibra, oh Ibra, sono giù di morale, vai a dire... Ma cos'è? Ma cioè, non è mica... Cioè Ibrahimovic se viene comanda, non è che viene a fare il motivatore, Cosa viene a fare? Un mentor coach. Non capisco perché non è lì, cioè perché non è rimasto lì. Perché quelli che comandano dicono facciamo noi. Perché lui voleva perché di Maldini più. Maldini non è lì. Certo. Perché Maldini... Ma Maldini, allora però, scusate, non era quello che faceva prima. Ma Maldini perché non è lì? Perché prima era un giocatore, Claudio. Prima era un giocatore. Cioè, Ibrahimovic dei dirigenti era Maldini, no? Quello che va davanti alle telecamere e dice ragazzi, bisogna accontentarsi perché con questa proprietà non è che tutti gli anni lottiamo per vincere, ci proviamo, ma le risorse sono limitate. Okay. Sbaglia, tutto quello che vuoi. Ma io non capisco perché non poteva entrare Ibra nello fa la stessa staff cosa. Di Pioli. Perché Ibra fa la stessa, ma nello staff non ci perché entra. Non è perché se è Pioli che deve entrare nello staff di Ibra. È quella la differenza, Gaio.
non entra nello stadio. Allora a fine stagione si faceva il soccorso allenatori e faceva al posto di Pioli l'allenatore lui, se tanto era lì la questione. Allora no, facciamogli fare però, dirigente, facciamogli fare allenatore. Ma Claudio, che poi io penso che tu vuoi arrivare lì, non sia la soluzione di tutti i problemi, posso anche essere d'accordo. Ma non sembra ma sul anche un perché... po' un tentare di trovare una soluzione. Ma no, Samuela, hai provato a partire senza... Perché hai detto, tu in sostanza, tu Moncada, Cardinale, cioè non Moncada magari, ma tu Furlani, Cardinale, certo, tutti Pioli, che ha agito un po', diciamo così, alle spalle. Cosa hai detto? Maldini crea solo problemi. Ma scusami, a maggior ragione, se io Pioli sono convinto che Ibra sia fondamentale, me lo tengo stretto a Milanello, no? No, perché tu Pioli sei convinto che Ibra sia fondamentale finché fa il giocatore. Però Pioli delegittimato con l'arrivo di Ibra, perché c'è anche quel discorso lì. È sempre stato detto anche quando era Ma un conto da giocatore, cioè, era già delegittimato. Il cosiddetto vice, Claudio, no? Per me semplicemente la risposta è molto più semplice di quello che ci sforziamo di pensare. Loro non ritenevano necessaria una figura come quella di Maldini e come quella che può essere Ibrahimovic. Loro dicono: c'è Pioli che è bravissimo e soprattutto a Pioli va bene tutto quello che decide la proprietà, perfetto. Mettiamo un'estensione della proprietà, prima Elliott, poi Redbird, Furlani, promuoviamo per quanto riguarda il mercato, che magari è stato fatto bene, Moncada, che ha sempre fatto quello, e va bene così. Maldini e Massara erano qualcosa in più che non servono, e quindi non pensavano a Ibrahimovic perché non pensavano che servisse un ruolo del genere. Sono passati 2 mesi, io pensavo ci mettessero più tempo, siamo arrivati ai morti e hanno capito che bisogna mettere un dirigente a Milanello. E questo però noi ridiamo, però ragazzi, stringi è andata così, esatto. Hanno sottovalutato la figura di un dirigente di campo e adesso corrono a pregare Ibra, e secondo me anche nella facciata di Scaroni, dove dice siamo qua a braccia aperti, in realtà è come dice Matteo, che un'offerta concreta con un ruolo di comando non gliel'hanno fatta. Allora pubblicità, poi ancora un po' di Milan e ovviamente Inter e Juve. Rieccoci, ultime battute sulla gara di domani sera che si giocherà alle ore 21 qua a San Siro. Ci sarà un'accoglienza particolare per un ex giocatore, che è Gigio Donnarumma. Sì, cioè come vedi la presenza di Donnarumma, con tutti i problemi che al Milan è passata proprio non in secondo è piano, ma al di là, non se ne parla non proprio. Non è come Lukaku Inter-Roma, che c'erano 50.000 fischietti, no? Quindi... No, al di là di tutto è chiaro che i tifosi lo fischieranno, però sinceramente tu fai bene a porre la questione, ma non mi sembra un tema di strettissima attualità per i problemi del Milan. Cioè fosse un Milan sicuramente succederà qualcosa, ci sono già state delle avvisaglie, voglio dire, insomma, da quello che ho capito. Beh, Maignan ha detto qualcosa comunque su Donnarumma, no? L'ha detto, è stata chiesta questa domanda a Pioli e ha detto: credo che i nostri tifosi faranno di tutto per incitare la squadra. Se noi dimostreremo di giocare da Milan, hanno un grande amore per i nostri colori, dipende da noi trascinare i tifosi e far sì che a San Siro ci sia una marcia in sostanza più. È come quando a scuola non sapevi la risposta e raccontavi un'altra cosa, cioè questa esatto, si tradotto in sintesi. Le domande sono girate attorno al clima che c'è attorno alla partita, sì, alle sconfitte e insomma io trovo sinceramente ormai, cioè capisco, per carità, che Donnarumma sia identificato come, però finché fischia, è andato a Parigi, cioè non è anche andato in una squadra direttamente rivale. Il Milan secondo me ha trovato un portiere migliore di Donnarumma, quindi sì, può essere felice di quello che però senza dico che ormai siamo a quanti anni che è andato via? 2021 dopo l'Europeo. Quindi 2 anni. Si può anche a un certo punto. Sì, vabbè, puoi anche andare allo stadio e fischiarlo. Beh, è stato fischiato anche mentre aveva San Siro la maglia nazionale. Quindi figurati se non lo fischi quando la maglia nazionale. Però lì era appena successo. La cosa lì era grave, però. La cosa lì era grave con la nazionale, secondo me. In Milan, Paris, Saint Germain. Sì, ma perché il tifoso non distingue, cioè, secondo me vede Donnarumma e lo fischia, non è che perché ha la maglia della nazionale allora è protetto dal mondo, purtroppo ma sì, il tifoso che si sente tradito lo fischia e lo fischierà anche domani,
domani sera si beccherà i suoi fischi e diciamo che sono pagati anche per sopportare qualche fischio allo stadio adesso, cioè finché parliamo di fischi, ma lui secondo te come io non ci vedo nulla di male. Esatto, non bene per me, non bene. Allora magari beh, fa, l'errore, che gli fa l'errore che cambia la, la stagione l'ha del detto che no, io non glielo auguro sinceramente. La, ha detto che gli dispiace della situazione che si è creata con i tifosi, ha detto anche un giorno parlerò. Vabbè, quello ormai... vabbè, questa è un po' un'abitudine di dire un giorno parlerò, dico la mia verità, insomma, mi sembra una storia con un finale già scritto, cioè Donnarumma arriverà, che prenderà i suoi fischi, fanno anche contratti tali per cui tu per tot anni non puoi dire, non sto scherzando, certo, no, Napoli certo. Li fanno, non puoi dire per tot anni quello che era accaduto quando eri sotto contratto con quella società. Guardate Higuain che ha parlato dopo 5 anni che è andato via. Sì, ah, sì, dal Napoli. Cioè, effettivamente questo, insomma, la comunicazione dei giocatori è controllata, perché adesso si può comunicare tramite Instagram, comunque poi sì, alla fine social, il comunicare e non comunicare poi alla fine fa sempre breccia nel cuore dei tifosi, perché su Lukaku ci cioè, siamo stati a parlare delle ore, sul dirò la mia verità. E poi ma insomma l'ha detto poi. No, non l'ha ancora detta, aveva fatto questa dichiarazione quando è andato in Belgio con la nazionale e poi non ancora ad oggi, no, vabbè, una dichiarazione cose che sì, però cioè, cosa ha spiegato? Non nulla. Ha spiegato nulla in realtà. Allora, se andiamo sull'Inter, visto che abbiamo citato Lukaku, oggi abbiamo avuto gli esiti. Sono bene tutti gli attaccanti dell'Inter. Lukaku, Scamacca ha fatto poi gol. C'è un video molto bello, l'ho messo nella chat di redazione, con Pavard che va a esultare con la squadra, con il tutore. Sì, 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 questo l'abbiamo visto in diretta durante la partita. E, ma questo è sintomatico di del gruppo. Ecco, Donati ride, non ridere Donati, perché guarda che è pericoloso. No, ridere, no, no, sto dicendo che gruppo. C'è compattezza, nel senso. Sì, che... sì, a quanto pare sì, insomma, ecco, però quello che è importante. Vedi, non è esonerare tanto... l'allenatore nei momenti di difficoltà. Effettivamente tipo un l'anno fa. Scorso l'anno fa. No, l'Inter ma... L'Inter magari ci aveva pensato. Marotta è andato qualche volta da Piano Gentile, no? Sì, sì. Qualche volta l'hanno mandato via Marotta però loro infatti Allora andiamo a capire bene, no, Pavard allora la lussazione alla rotola del ginocchio sinistro si era visto insomma, sì, secondo porterà me comunque settimane ha fatto la vedere che è un giocatore importante per certo. L'Inter perché il valore mi sembra che stia emergendo. È vero che le alternative, soprattutto Darmian, per esempio, quando è entrato ha giocato un'ottima gara, che era una delle preoccupazioni di inizio anno, no? Quando si diceva chissà se Darmian farà un'altra stagione come quella precedente, chissà se Acerbi farà un'altra stagione come la precedente, chissà se De Vrij farà una stagione migliore della precedente, e direi che la partita con l'Atalanta è stata nettamente una prova superiore a quelle viste da parte dell'olandese fino a un po' di tempo fa, e questa secondo me è una delle cose più importanti, cioè a livello difensivo l'Inter esatto, una grafica in merito, insomma l'Inter di oggi cose... e un anno fa, a proposito di allenatori che hanno tenuto a proposito di scusa no, ma faccio un passo indietro perché mi ha scritto Vito Elia a proposito di fischi a Donnarumma, lo sto aspettando. Ah, ecco, bene, c'è qualcuno che non lo cercato aspetterà. Di drammatizzare, ma no, sono effettivamente qualcuno e a proposito di portieri, perché quando guardiamo quella grafica lì, esatto, l'anno scorso l'Inter giocava con Handanovic, esatto, quest'anno l'Inter gioca con Sommer, ha preso e sei, magari la squadra è più vicina all'allenatore di un anno fa. Ma anche il gruppo sembra essere più coeso, cioè Davide ha centrato anche un ma punto. Sì, sicuramente. L'abbiamo visto tutte le immagini di Pavard che andava a esultare con il tutore post, cioè durante la partita, insomma, mi poi ha cercato anche di rientrare subito per quanto anche ci tenesse. Lautaro stia vestendo un po' il ruolo di leader, non solo per fascia sul braccio, ma per esempio anche in certe... dichiarazioni, vittoria dedicata al giocatore che si è fatto male, non penso ad altre squadre, non, sì, la scarpa d'oro mi interessa, ma viene prima il gruppo, cioè diciamo che il ruolo lo sta recitando nel modo corretto, e mi sembra che per esempio il rendimento generale
in un campo come quello di Bergamo, dove comunque poteva essere particolarmente insidiosa come gara, con un'Atalanta che, vista con l'Empoli, era in uno stato di forma top, e anche comunque nella gara con l'Inter ha fatto vedere di avere qualità. Penso che, come ha detto Simone Inzaghi, sia una prova, un segnale importante. Poi cosa succederà lo vedremo, ma mi sembra che in questo momento l'Inter, tra salute generale, alternative, tra l'altro sta recuperando anche Arnautovic, che è una notizia comunque positiva, perché è riuscita, forse si riesce anche un attimino a fare a meno di Brozovic, gli attaccanti, sì, e quindi anche mi sembra che nella difficoltà di un mercato, perché poi comunque l'Inter ha perso dei giocatori importanti, certo, l'estate scorsa, ma lo stesso Handanovic comunque era uno che faceva spogliatoio. Parte di spogliatoio dell'Inter per, sì, tantissimi, però, anni, quindi l'anno scorso, per esempio, secondo me una delle dei fattori iniziali, io ho sempre stimato Handanovic, per me è stato uno dei portieri migliori degli ultimi anni a livello europeo, quindi. Però l'anno scorso era stato uno dei punti deboli di inizio stagione, tanto è vero che forse si doveva avere il coraggio di, e per quanto io non sia un grande fan di Onana, di far giocare fin dall'inizio Onana. Sommer, preso anche lui a basso, zero, costo, sì, basso costo, sta facendo il suo, e anche con l'Atalanta ha fatto due belle parate. Sì, anche sì, se c'è da dire che è stato tutto il tempo senza essere interpellato, al momento giusto, sì, si è fatto trovare pronto Sommer. Sì, no, dicevo, anche se ad Handanovic non gli perdonavano più niente, a Onana gli perdonavano tutto, c'era anche quel discorso. Poi, per carità, Onana ha fatto meglio l'anno, certo, scorso, ma c'era anche quel discorso lì da parte del pubblico nerazzurro. Esatto, pubblicità e poi Juve. Ultimo blocco della riunione di redazione, passerei a trattare la Juventus. Una Juventus, insomma, seconda, 26 punti, con 8 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, 17 gol fatti e 6 subiti. Il segreto di questa Juve, caro Matteo, è Szczęsny, questa difesa granitica. No, noi è chiaro che siamo l'ultimo capolavoro dell'artista livornese noto come Massimiliano Allegri. Sì, sì. Evidente, proprio insomma, artistico, proprio artistico questo capolavoro, è proprio arte pura, cioè arte di quelle penne, arte del gabbione, diciamo così. Mamma mia, meraviglioso. Beh, voglio dire, però, nonostante le difficoltà, comunque un allenatore che ti piazza comunque per la tua società, la tua carissima società, caro Matteo Caroni, tu dici un capolavoro, effettivamente è un capolavoro, perché quando poi tu arrivi in zona, no, lui lo dice, lui lo dice convinto. Ecco, io pensavo che fosse ironico. No, io lo penso, cioè noi siamo una squadra da quarto, quinto posto, siamo a meno due dall'Inter, che praticamente le vende tutte, se non è un le vince tutte, se non è un capolavoro questo, ragazzi, che cos'è? Quindi io sono veramente stracontento. Poi gli esteti del calcio, chi se ne frega, andranno a vedersi un'altra partita quando giocherà la Juve, quando gioca la Juve. Però, ragazzi, con la squadra che abbiamo stiamo facendo un miracolo. Cioè, quindi godiamocelo finché dura, credo ancora poco, però godiamocelo, perché onestamente non avrei mai così pensato poco di vincere a Firenze, a Milano, fare 1-1 a Bergamo con l'Atalanta, certo, essere a meno 2, battere la Lazio, cioè. Beh, sono stati segnali importanti come certo, queste ultime vittorie. Beh, però se dice lo stesso Matteo, se dura ancora poco, vuol dire che anche no, lui ma perché sa forse che forse tu gli hai detto all'inizio so della riunione di redazione, poco, hai sofferto tanto durante la partita contro la Fiorentina. Sì, però anche sì, una grande squadra è capace parliamone di soffrire, cioè, e di portare a casa il risultato. No, io e dico, di l'ha detto il portiere della Juve, che ha sofferto certo per 89 sì, sì, minuti. Però poi alla fine Matteo ha sofferto meno, non lo so, però l'ha detto no lui. No, io dico sicuramente è stata una gara veramente in trincea, nessuno lo nega, dico solo vai a vedere la pericolosità della Fiorentina, sì, è stata limitata. Sì, detto nel questo senso, era la Fiorentina, non il Real Madrid,
Fiorentina anche in difficoltà, tra l'altro, di risultati. Purtroppo la Fiorentina a Firenze oggi è migliore di noi, c'è poco da fare. Sì, però adesso finché la tua arma è sto lì compatto tutto in area e non è che potrà avere chissà che qualità da andare a far vedere sui campi, no? Evidentemente perché non puoi fare di più, nel senso che quando nella gara precedente affrontavi il Verona potevi hai fatto 30 tiri in porta, li puoi fare, ma se non li puoi fare tutte le gare devi capire che ci sono delle gare che devi stare in difesa, ed è quello che Calabria ha provato a dire anche al suo allenatore, quindi evidentemente funziona così nel calcio. Infatti anche Allegri ieri l'ha sottolineato, certo. Sono partite Dani Alves non sarebbe d'accordo che domini e partite come ieri che invece devi stare in trincea. Se possiamo trovare, no, perché ti ho fatto vedere prima una Juve camaleontica, esatto. 27 gol fatti dall'Inter ma 17 fatti dalla Juve e i 6 subiti sono uguali sia per l'Inter che prima in classifica sia per la Juve. Se c'è forse un neo da trovare in questo momento è l'attacco della Juve. No, perché il centrocampo sappiamo benissimo che ci sono state varie vicissitudini, quella di Fagioli di Pogba. Ma la scelta, cioè, è chiara, giocare senza attacco. Cioè, voi volete dirmi, adesso mi volete raccontare... Beh, ma in questo momento sembrano meglio Milik e Ken di Vlahovic e Chiesa, che sembravano inizio stagione irrinunciabili, tornati in auge, e una coppia di gol, una coppia d'attacco abbastanza in auge. Cos'è successo? A parte gli infortuni... Ma no, ma ragazzi, ma è bravo, cioè questo da praticamente sempre, tranne quella parentesi di un anno alla Fiorentina. Chiesa ha mai fatto 20 gol in vita sua in una stagione? No. Cioè siamo noi che purtroppo, e anche tanti dirigenti della Juve passata, che creano dei già grandi giocatori ancora prima che lo siano davvero. Cioè noi strapaghiamo Vlahovic, ma Vlahovic non ha mai dimostrato di essere un campione. Non è che se fai un anno buono alla Fiorentina sei un campione. Ragazzi, siamo noi che tante volte ci riempiamo la bocca con dei nomi che sono buoni giocatori e niente di più. E purtroppo è così. Ma cioè, sta dicendo che Vlahovic e Chiesa sono sopravvalutati, anche Matteo? In questa stagione, ecco. Sta dicendo che Vlahovic e Chiesa sono sopravvalutati come giocatori. Sicuramente nell'ingaggio e nella valutazione di mercato sì. Effettivamente l'ingaggio di Vlahovic è abbastanza alto, Dodo. Sì, eh? Sì, no, sicuramente. Poi è stato preso in una stagione dove si pensava che le cose andassero meglio. Poi tra la pubalgia e altri problemi, però non ha mai, a parte qualche periodo, dato l'impressione di essere quello che ti fa la differenza e ti prende per mano la squadra e ti fa vincere. Siete d'accordo? Insomma, che... Sì, però non lo so, io a volte mi chiedo, ma se Vlahovic giocasse titolare nell'Atalanta? Questa era la domanda successiva. Ma altre aspettative, ma speriamo. Però. Speriamo. Speriamo. No, speriamo, dico solo tra l'altro che però questo discorso lo facevamo anche con De Ketelaere. Ragazzi... E quindi? Cioè non ho capito. Cioè De Ketelaere all'Atalanta. E quindi non gioca neanche all'Atalanta De Ketelaere ormai. Perché ne ha più di più bravi. Quindi il problema non era sì, lui Claudio dice che forse è un po' penalizzato anche dal gioco che propone la Juve. Ma io ti sto dicendo, se era penalizzato dal gioco e non quindi dall'allenatore, cambiando allenatore doveva giocare. Se però non gioca neanche all'Atalanta, secondo me è anche Vlahovic, per esempio quando gioca con la Serbia, perché Vlahovic va in panchina anche con la Serbia? Non lo so, non mi risulta che De Ketelaere abbia fatto capocannoniere di Serie A e Vlahovic sì, però questo è la Vlahovic questione. Vlahovic capocannoniere l'ha fatto ma in due anni divisi, perché lui ha iniziato a gennaio di un anno e a gennaio dell'altro anno, però onestamente insomma il Vlahovic della Fiorentina io prima che arrivasse alla Juve lo dicevo che era sopravvalutato. Sì ma questo siamo d'accordo tutte e due, no? però Matteo io sai che ho sempre condiviso la tua analisi di Vlahovic, no? Cioè ti ricordi dicevamo fa tanti gol però se guardiamo le partite vediamo che è un giocatore che ha dei limiti. Quello che dico io è possibile che questo giocatore, io non dico che debba fare capocannoniere, ma neanche essere zero, cioè ultimamente è zero.
praticamente è un anno e mezzo. Ma è zero, possibile? È zero, è un giocatore, insomma, come tanti, è un buon giocatore, e ha anche un atteggiamento, secondo me, sbagliato, perché per esempio Milik, che anche lui non è un campione, cioè non è un fenomeno, ma lo stesso Ken, vedi che entrano, si danno da fare, sono utili e anche determinanti, e lui fa il vigile. Lui fa il vigile, tu vai là, io vado qua, però non si muove, non corre, non fa niente. Però dai, qualcosa in più adesso, al di là di tutto, io credo che... Ha avuto anche degli adesso ha avuto la pubagia, che comunque è un problema. No, però per allargare il discorso alla Juventus, io non sono né per un estremo né per l'altro. Qualcosa in più, secondo me, è giusto chiedere ad Allegri. No. No, perché così vuol dire veramente dividere il pane e pesce, gli manca e basta. Non esagerare, dai. Cosa deve fare, ragazzi? Ma dove vuoi andare? Con Miretti, McKenny, Rugani, Gatti, tutti insieme... Cioè Locatelli. Però scusami, Matteo, ma tanto beh, però in effetti, no, scusa, in effetti sentendo questo elenco ha ragione. Ma dove vuoi andare? Sentendo questo elenco ha ragione. Quindi siamo al chiedetegli scusa, cioè i tanti tifosi della Juve, no, che ce l'hanno con lei. Tu chiedigli scusa. Chiedetegli scusa. Non chiedetegli. No, io dico, io resto nella mia idea, nel senso che è vero che la Juve è un po' limitata, soprattutto a centrocampo, qualcosa in più potrebbe proporre. Pogba ha perso Fagioli per questioni extracampo. Pogba non l'ha mai avuto, però. Però dai. Pogba non l'ha mai avuto. Fagioli però anche poteva Fagioli essere... Fagioli era l'alternativa a Miretti prima. Sì, però insomma effettivamente forse prende anche pochi... Cioè non riesce a costruire tanto anche in attacco proprio perché gli manca un certo tipo di centrocampo che magari può creare. Cioè mi ricordo nella... Juve, prima Juve di Conte, quello dello scudetto, comunque le successive, il 60% dei gol della Juve arrivavano dal centrocampo. Sì, poi però se tutto, cioè quello che dico io è, se tutto il mondo del calcio, cioè che ruota attorno al calcio, e identifica il gioco di Allegri così come la partita che abbiamo visto ieri, cioè secondo me c'è un minimo di verità, al di là del fatto che i giocatori sono un po' limitati, eccetera, eccetera, anche lui forse... potrebbe fare qualcosa in più, ma al no, di là dei risultati. Ha detto che poi moltiplica i pane e pesci, quindi poi... La gara di ieri, come se la Juve le giocasse tutte così. E lì secondo me la malafede. Però se tu giochi a Milano con Milan, o a Firenze con la Fiorentina, è giusto fare così. Hai giocato in casa con Verona, hai fatto 30 tiri in porta. Quindi, cioè ti ha obbligato il Verona in pratica. Cioè lì la sfida era che stava più indietro, alla fine vengo avanti io, dai vengo avanti qua anche col Verona. Insomma, Matteo, mi pare di capire che tu sei contento, sei costretto in casa col Verona, sei costretto a tirare verso la porta. Queste sono battute, però obiettivamente finché vince ha ragione lui, ha ragione Caroni, ha ragione a guardare i dati, è seconda in classifica. E basta, cioè, l'unico dato che stride è l'attacco. Allora, siamo arrivati in conclusione, scusate, saluto e ringrazio Davide De Cerame. Grazie a te, ciao a tutti. Saluto e ringrazio Stefano Donati, Claudio Garrioni. Ciao. E Dodo Longhi. Mi ciao, raccomando. Ciao a tutti. E Matteo Caronni. E Matteo Caronni, sì. No, Matteo, scusa, no, già Matteo, contento Matteo, per Allegri, va bene. Già contento per Allegri. È già un miracolo. Saluto e ringrazio Matteo Caronni, mi raccomando, rimanete in compagnia delle nostre trasmissioni.